Tre etti per una sola pesca. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Come avete capito, parleremo delle pesche. Qui siamo a Mogliano, parleremo delle pesche di Mogliano, che è la città delle pesche. Lo ricordiamo, addirittura nel gonfalone esistono tre pesche che ricordano una storia davvero particolare. Siamo tornati qui a Mogliano, siamo tornati da Giannino Boarina, buongiorno, perché l'anno scorso abbiamo scoperto che voi siete i ricercatori del passato di queste pesche e volevamo sapere in questo presente e futuro come sta andando. Va molto bene, nel senso che anche in quest'anno abbiamo appreso e capito meglio queste piante, che ogni anno ci danno delle sorprese. Ad esempio quest'anno abbiamo visto una differenziazione di alcune varietà e comunque quindi si sta allargando, sta aumentando il numero di piante e quindi la scalarità della produzione, in maniera di poter offrire a tutti i consumatori un periodo maggiore di disponibilità. Sì, allora intanto raccontiamo che pesca è questa da tre etti. Sì, questa è una lavarone, una pesca che stiamo per finire la raccolta, ci ha dato enormi soddisfazioni. Questa è da tre etti, ne abbiamo raccolto anche da mezzo chilo e quindi grandi pesi, ma anche una eccezionale produzione, nel senso che per grado zuccherino, per profumo soprattutto, perché è quello che contraddistingue le nostre pesche, è sicuramente una varietà apprezzatissima da tutti quanti i consumatori. E in effetti questo profumo di pesca si sente veramente in maniera importante. Adesso noi ci fermiamo come sempre per i titoli e poi vi racconteremo qualcosa di più di queste varietà e delle pesche di Mogliano. Vellutate di grande pezzatura, profumate dal peso che raggiunge anche il mezzo chilo per singolo frutto, sono le antiche pesche di Mogliano che un gruppo di archeologi dell'agricoltura continua a recuperare tra campi e aie di vecchie case contadine. Nuova battaglia tra DOC e DOCG nella guerra del Prosecco, al centro le quote di superiore stoccate che potranno essere messe sul mercato come DOC. Il consorzio di pianura ha bloccato le vendite e le colline rispondono minacciando la causa giudiziaria. Rete elettrica, bacini montani per l'acqua, ma soprattutto copertura telefonica. Queste le promesse fatte ai Malgari del Grappa durante la festa dei formaggi a Campocroce. Solo così si evita lo spopolamento mantenendo in sicurezza la montagna veneta. Via libera della regione all'autoconsumo dei cinghiali abbattuti. Cacciatori e operatori autorizzati al prelievo potranno gestire in proprio le carcasse senza obbligo di conferirle ai macelli autorizzati e affrontare relativi oneri per l'ispezione veterinaria. Con Franco Grespan riscopriamo i giochi femminili di un tempo, quando con le pignatee le bambine imitavano le mamme nell'arte di imbastire il pranzo e la cena con tutto quello che si poteva recuperare dai campi. Guardate che innesto, guardate questa pianta. Giannino, quanti anni ha questo innesto? Questo è un innesto di un anno dallo stolone su cui è stata trapiantata una gemma e abbiamo unito qui la parte antica con la parte moderna della coltivazione delle pesche, dei porti innesti certificati esenti da malattie ed è altrettanto piante storiche, antiche, che sono state certificate esenti da malattie. Questo è un lavarone, quindi una pianta storica anche questa, come abbiamo visto prima, e che il prossimo anno darà già i primi frutti. Poi ricordiamo anche le altre varietà che voi avete recuperato. C'è il Carraro, che ovviamente riporta il nome delle famiglie storiche di Mogliano, i Brancia, un'altra varietà importante, e poi i Lorenzini, un'altra specie molto molto ricercata, soprattutto per la gelateria, perché per la particolare polpa dolce e profumata dà dei gelati stupendi, magnifici. Voi siete un po' come degli archeologi dell'agricoltura, perché andate nelle case vecchie diroccate, andate a vedere le ultime piante e avete recuperato così, insomma, questa varietà. Sì, perché ovviamente per anni l'agricoltura ha ricercato grandi produzioni tralasciando la qualità e i profumi. Lei e la sua compagna in questo viaggio nella storia dell'agricoltura, a che punto siete e avete trovato qualche altro indizio? Ma sta ovviamente proseguendo questa esperienza e proprio grazie a Claudine Danis, la presidente di Terre Venete, stiamo ancora cercando. E la tesi di laurea del signor Trabucco, che è ovviamente il punto di partenza di riferimento per tutta quanta la nostra ricerca storica, riporta tantissime altre varietà. Va bene, adesso noi ci fermiamo per la notizia dell'agricoltura e poi andremo invece a vedere l'utilizzo pratico ma soprattutto economico di queste pesche. Si profila una nuova battaglia tra DOC e DOCG nella guerra del Prosecco.
Dopo il Prosecco Rosé, che le colline hanno definito uno sgarbo, ora tocca alle quote di superiore frutto della vendemmia 2020, stoccato, quindi lasciato in cantina dalle aziende della DOCG. Per legge potrà essere messo sul mercato ma come prodotto DOC. E il Consorzio di Pianura ha quindi presentato alla Direzione Agroalimentare un'istanza accolta dalla Regione per chiedere che quel vino rimanga nelle cantine almeno fino al 31 dicembre 2021. Un'ingerenza, secondo le aziende del superiore, soprattutto per il fatto che la DOC voglia dettare i tempi dello stoccaggio, indicando fino a quando il vino deve rimanere nei magazzini. Da qui l'opposizione delle colline con diverse aziende che hanno minacciato di portare la DOC in tribunale. La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto ha dato il via libera all'autoconsumo delle carcasse di cinghiali. Gli operatori autorizzati al prelievo del cinghiale nell'ambito del piano regionale di controllo e di eradicazione sono autorizzati al pari dei cacciatori a gestire in proprio la carcassa, senza obbligo di conferirla ai macelli autorizzati e di affrontare i relativi oneri per l'ispezione veterinaria. Un chiarimento che anticipa le nuove linee guida in materia di selvaggina selvatica presentate dal Ministero della Salute lo scorso anno. Il Consorzio Pino Grigio delle Venezie DOC è stato riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura. Dopo nemmeno un mese dall'iscrizione della DOP nel registro da parte della Commissione europea, il Consorzio potrà ora promuovere, valorizzare e tutelare il marchio. Il tutto appena in tempo per la vendemmia. Ora più che mai questa denominazione interregionale ha lo scopo di affrontare in maniera coordinata i mercati internazionali, definendo uno stile e tutelando l'immagine nel mondo. Guardate questa immagine per spiegare quanto peso carichino sui rami queste pesche e la produzione, quindi la qualità. Giannino, da quanti giorni è spezzata questo ramo? Sono almeno 4 giorni perché la pioggia e il vento dei giorni scorsi e ovviamente il peso delle pesche ha provocato questa rottura. Raccontiamo però, diciamo, l'utilizzo pratico del cocktail preparato da Arrigo Cipriani a Venezia. Sì, sì, non solo per il Bellini, ma ovviamente oggi importanti ristoranti moglianesi stanno utilizzando per dessert, ovviamente, ad esempio la panna cotta alle pesche di Mogliano, per non dire gli arrosti e le carni in genere, perché ovviamente l'acidità conferisce un sapore unico. Si riconoscono subito, basta tagliarle a metà e facilmente si aprono lasciando l'osso, ovviamente, che si stacca subito. Diciamo che sono un po' più delicate rispetto, diciamo, alle altre di consumo normale. Sì, sicuramente hanno una durata inferiore perché ovviamente le vecchie varietà non avevano queste capacità di resistere, ma ovviamente va a vantaggio del sapore. Quali sono i due segreti per riuscire ad avere una piccola produzione di pesche di Mogliano? Beh, sicuramente il terreno su cui viene piantumata non deve essere un terreno in cui ristagna l'acqua, deve essere un terreno in cui drena l'acqua e magari d'estate alcune innaffiature favoriscono sicuramente la maturazione e l'ingrossamento, o che ovviamente anche la formazione degli zuccheri così importanti per la nostra pesca. Senta, ma non è un po' una contraddizione, visto che qui siamo a Mogliano, cioè a Mogliano, siamo a Mogliano, quindi da Moglio? Sì, non è una contraddizione, è moio sì, ma drenato. L'importante è che l'acqua, una volta che precipita, ovviamente facciamo conto che sia la pioggia a bagnare il terreno, e deve però andarsene altrettanto velocemente. Noi adesso ci assaggiamo questa fettina di pesca di Mogliano, salutiamo Giannino Boarina, ci vediamo un po' di pubblicità, dopodiché riprendiamo andando al 2 agosto, cioè al giorno della festa degli uomini, non tanto per la festa dedicata agli uomini, quanto per la festa dedicata ai formaggi di montagna. Una pezzata rossa per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Ci siamo spostati a Maiga Campo Croce, oggi è il 2 agosto, è la festa degli uomini per i veneti, festa degli uomini, ma è soprattutto la festa del formaggio di montagna qui. Sono con il presidente Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Nato, buongiorno. Una festa un po' particolare questa. Sì, una festa sottotono, ma che abbiamo voluto con forza. Via! Un bel applauso! Siamo partiti da qua, siamo qua per ripartire.
Hai detto bene, festa del formaggio della montagna, soprattutto il Morlacco del Bastardo, che sono il formaggio sono i due formaggi di questo territorio, quelli che ci stanno dando tante soddisfazioni. Uno perché abbiamo fatto la richiesta di entrambi per DOP, uno perché è già Presidio Slow Food e soprattutto perché questo parlare del grappa ha creato l'interesse della comunità internazionale e stiamo valutando anche la possibilità di entrare come biosfera nel patrimonio UNESCO. Come sta andando l'attività delle maghe, che sappiamo essere sempre molto dura ogni anno? Ogni anno è sempre difficile l'attività della montagna, però dai vecchi malghesi abbiamo passato alla generazione successiva e adesso si è addirittura la terza generazione che io sto vivendo insieme con loro. Ed è importantissimo, perché se questi territori vengono salvati, vengono salvati per la presenza dell'uomo. Dove non c'è l'uomo non cresce il bosco, cresce sterpaglia incolto. Non possiamo pensare che un allevatore venga qua senza essere aiutato. L'appello ai politici è che anche la nuova programmazione della PAC tenga conto di queste cose, vediamo di aiutarli. Grazie Presidente Borga, abbiamo lanciato questo appello, invece adesso noi lanciamo la linea al nostro agrifarmacista Renzo Gatto. Visto che questa settimana si parla dei formaggi delle maighe, allora parliamo del latte delle maighe e anche però del latte delle mucche che d'inverno vengono nutrite a fieno e non a insilati, cioè non a cereali. Le differenze sono due e sono abbastanza importanti. La prima è che se l'insilato è conservato bene non ci sono problemi, se è conservato male ci possono essere delle muffe particolarmente importanti per la nostra salute. L'altro aspetto molto importante è che le mucche alimentate a foraggio nelle maighe e d'inverno con il fieno, in questo latte ha una quantità di vitamina K2 maggiore rispetto ad altri latti. Cos'è la vitamina K2? Mentre la K1, quella che noi consideriamo vitamina K, serve in particolare per controllare la coagulazione del sangue, la K2 ha un effetto soprattutto sul metabolismo dell'osso e generalmente viene data assieme alla vitamina D proprio per la corretta funzionalità dell'osso. Quindi questa vitamina K2 contenuta nel latte fieno o nel latte estivo delle mucche di maiga, intanto questa K2 la si ritrova anche nel formaggio ottenuto con il latte di queste mucche. Ed è molto importante che questa vitamina K2 non ha nessun effetto sulla coagulazione del sangue. Termino con una curiosità. Perché un bicchiere di latte tiepido alla sera ha un effetto rilassante? Perché tutto il latte, contiene delle sostanze chiamate endozipine che hanno la caratteristica di avere un potenziale molto simile al Valium, al Tavor, cioè un effetto rilassante. E con il Presidente di Banca Prealpi parliamo di crediti cooperativi e territorio montano. In particolare lei ha detto: noi spingiamo per una biodiversità bancaria. Cosa vuol dire? Ma la biodiversità bancaria è semplicemente nel fatto di essere comunque un componente del territorio, vale a dire rimanere ancorati affinché le economie locali siano comunque il prima attenzione della banca. Noi siamo qui, vogliamo che soprattutto queste realtà come i malghesi, come le realtà di produttori del latte possano avere la massima valorizzazione e soprattutto il massimo sostegno da parte anche di quel mondo bancario, a volte in questi casi un po' distratto. Con l'eurodeputato Tony Darè vogliamo parlare di montagna. Nell'atto pratico cosa state facendo voi a Bruxelles? Ma ci sarà una grande battaglia nel bilancio che ci sarà adesso a settembre. Si parla di un taglio nel prossimo PSR? Sì, l'Europa vuole solo tagliare, ma noi non siamo su per tagliare, siamo su invece per incrementare chi lavora, non chi riposa. De Rui, una bella soddisfazione vedere che anche grazie alle PPL la montagna trevigiana e veneta tiene.
Sì, il progetto della Regione Veneto che da 12 anni ha investito in questo progetto delle piccole produzioni locali, i prodotti di Malga sono unici, sono eccezionali, sono sicuri, sono controllati. Basta pensare che in 3 mesi di Malga facciamo dai 3 ai 4 controlli sui prodotti per dare la massima sicurezza ai nostri consumatori. Sì, però grazie alle PPL avete snellito tutta una burocrazia che rischiava veramente di soffocare la produzione in montagna. Stiamo lavorando per semplificare chi deve lavorare in Malga, ma semplificare vuol dire anche a migliorare quelle che sono le caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo e diamo la linea al nostro giardiniere Adriano Favaretto per i consigli. Starete rientrando da alcuni giorni di ferie, quest'anno purtroppo le ferie sono così così, ed è ora di riassettare un po' nel giardino oppure anche di pulire le piante che nel frattempo avete messo fuori in primavera per ossigenarle, per portarle poi dentro. Cosa fare? Innanzitutto si puliscono, come vedete, le foglie che hanno subito polveri o l'acqua stessa, ormai le pulite, uno straccio umido con dell'acqua, quindi non ci sono trattamenti, e giù, pazienza, pulite una per una le foglie. Potete anche farlo con uno spruzzino, quelli detersivi, diciamo, che non utilizzate più, lo lavate per bene, lo riempite d'acqua e un dosatore spruzzate per bene, così poi bagna dappertutto e voi con lo straccio andate a pulire, cominciare a prepararle per portarle dentro. Chiaramente potete anche rinvasarle, un numero più grande del vaso, un po' di terriccio, un po' di concime, lasciate fuori ancora un po' di giorni e dopo le ritirate sotto a un ambiente fresco, sotto casa, sotto il pergolo, sotto una hobbia, sotto dove che vuoi, e dopo le portate in casa. Ora parliamo di cosa mettere nell'orto, di cosa piantare ancora nell'orto. Tutta la gamma delle insalate, cavoli, i cavolfiori, le verze, i finocchi, l'aglio poro, eccetera, eccetera, oppure anche ancora del basilico. Una cosa mi raccomando, fatto questo, l'acqua. L'acqua è molto importante nei trapianti. Quindi o al mattino presto o alla sera tardi, perdete qualche mezz'oretta e annaffiate per bene. Ci sono le varie tempi di maturazione, quindi fra 30 giorni, 60 o 70, cosa che troverete scritta anche nelle confezioni, oltre alla specie della pianta, ci sono anche i tempi di raccolta. E mentre scorrono le immagini della premiazione, diciamo subito che il primo classificato per la classifica del Friuli è Malga San Giacomo, invece per il 7° concorso Malga della montagna italiana è sempre la Malga San Giacomo in Friuli, poi primo classificato invece per il concorso del Bastardo la Malga Meda e invece per il Morlacco la Malga Col Serai che abbiamo qui con il titolare. Intanto buongiorno. Qual è il segreto per vincere anche quest'anno? Ma credo che il segreto sia semplicissimo, latte buono, un prodotto buono, il casaro che sappia lavorare il latte lavorando a crudo, che è una cosa molto difficile lavorare a crudo, e il pascolo e tutto l'ambiente, l'insieme dell'ambiente. Ecco, cosa chiedete alle istituzioni? Alle istituzioni, qua ho sentito che i cellulari l'anno prossimo saranno attivi, speriamo sia vero. E anche per il discorso dell'ambiente, il bosco che avanza sempre di più e l'acqua è un problema, speriamo che qualcosa siano in grado di fare per l'anno prossimo. Paolo Mares, presidente della comunità montana. Allora, questo telefono arriva o no? Bravo, bella domanda questa. È evidente che oramai la stagione è perduta per quest'anno, però sicuramente io confido che in autunno sicuramente si potrà telefonare da Campocroce piuttosto che da Cima Grappa. E siamo con il presidente dell'atteria di Soligo, Terenzio Borga, ha detto: ho riguardato le fatture, 30 anni fa pagavo 880 lire al litro, adesso paghiamo 36 centesimi. Ma io credo che Terenzio Borga abbia detto soltanto che l'amara verità. Qualche volta di notte mi sveglio, no? E dico, ma quando era in lire il foraggio valeva 12.000 franchi, no, palen in dialetto, o 15.000 franchi. Adesso vale, no, lo stesso foraggio vale dai 12 ai 17 euro. Come fa un agricoltore, l'agricoltura, ad andare avanti? Oggi quello che uno può immaginare e pensare quando ha dato i numeri anche delle aziende,
che in questo momento sono all'interno da 43.000 a 2.600, ma devono chiudere anche le altre. Abbiamo mantenuto per un periodo di tempo anche abbastanza lungo le quantità del prodotto, però stiamo spopolando le nostre campagne, no? A favore di altre colture. Io credo che questo sia veramente devastante, ma poi è devastante anche per il turismo, per i nostri prodotti tipici che stiamo facendo. Oggi si è parlato del fatto che la grande distribuzione sta stritolando invece queste produzioni di montagna. È immaginabile che la grande distribuzione possano pensare di far morire le nostre aziende per poi rimanere in mano a 2-3 aziende multinazionali. A quel punto lì sono loro morti, perché se non hanno il prodotto del territorio devono andare a competere contro dei prezzi che non stanno in piedi neanche loro. Chi deve mediare secondo lei tra GDO, tra grande distribuzione, e voi che siete i produttori? La politica ha una competenza che è enorme, se lo vuole fare. I comuni hanno potere per fare questo, per dialogare, per tenere in piedi il proprio territorio, perché se la politica vuole soltanto che dare delle concessioni a questi per far sui supermercati, ma non gli dicono anche di prendere i nostri prodotti, a chiacchiere mettono a posto tutto, ma in realtà le nostre aziende stanno soffrendo e morendo. Grazie al Presidente, adesso noi ci fermiamo per le previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Lentamente questo tipo di estate volge al termine, questo non vuol dire che l'estate finirà, però certe caratteristiche scemano un po' naturalmente il grosso caldo, anche se per ora rimane. Infatti permane un'area di alte pressioni, molto robusta, addirittura va dall'Atlantico fino alla Russia. È un'alta pressione livellata, quindi è vasta ma non molto forte, protegge soprattutto la pianura in quanto lascia scoperto poi tutta la zona alpina, e lì c'è un balletto di sistemi perturbati che si muovono da ovest verso est e fanno sentire anche in pianura indirettamente i propri effetti in modo molto irregolare. Più in dettaglio prevediamo, ecco, per domenica inizialmente una nuvolosità un po' più intensa, qualche fenomeno residuo, poi c'è una tendenza al rasserenamento. Lunedì sarà forse la giornata più critica dei prossimi giorni, perché avremo una copertura maggiore del cielo, non sono previsti fenomeni se no sulle zone pedemontane, sui rilievi. Poi 3, 4, 5 giorni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, un'attività cumuliforme localmente più intensa durante il pomeriggio, nulla più. Per sabato e domenica della prossima settimana dovremmo avere un peggioramento, l'anticiclone si rompe un po' e quindi qualche sistema perturbato dovrebbe interessarci maggiormente, e lì segnerà veramente la fine di un certo tipo di estate. Intanto per i prossimi giorni le temperature si mantengono molto alte, come sono state per quasi tutta l'estate, valori minimi in pianura dai 20 ai 22-23 gradi sono molto alti, ma soprattutto le massime che ancora raggiungeranno i 33 anche i 34 gradi, soprattutto per i prossimi due giorni, poi tenderanno a diminuire. Venti deboli naturalmente con l'alta pressione in direzione variabile, un po' di brezza naturalmente sulle coste. Tutto il periodo, almeno tranne degli intervalli, l'alto Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo con l'assessore all'agricoltura Pan. Assessore, questi formaggi di montagna risentono molto così della pressione della grande distribuzione. Cosa può fare la regione per sostenere? Beh, noi abbiamo già un progetto in corso che posso dare qualche anticipazione, qui presenteremo appunto a breve, qui a settembre. La grande distribuzione chiedo che faccia dei contratti di filiera, chiedo che dia all'allevatore, al malghese, quel quid che lo possa permettere di vivere in tranquillità con la propria famiglia. E quindi avere un reddito vuol dire mantenere le famiglie in questi luoghi, e significa anche comunque portare dei grandi prodotti ai clienti e quindi ai veneti. Come regione sono notevoli gli investimenti che avete fatto per quanto riguarda la montagna. Il piano di sviluppo rurale che io ho gestito in questi 5 anni consta di 1.200.000.000. Il 38% di questi fondi sono andati alla montagna veneta. Poi bisogna
che è quello dell'elettrificazione definitiva di tutta l'area e magari anche di riuscire a portare l'acqua. L'elettricità in me è un problema che purtroppo bisogna gestirselo con le compagnie elettriche, spesso volentieri fare qualche chilometro di pali e ho saputo in una malga hanno fatto un conto di 700.000 euro, penso che un buon generatore ancora possa essere economico. Per l'acqua invece avremo anche dei fondi di investimento importanti nei prossimi anni con progetti fatti dai consorzi di bonifica appunto per fermare l'acqua in montagna, perché adesso noi abbiamo tanta acqua in poco tempo, ce ne siamo accorti tutti, e a volte grandi siccità, e quindi mantenerle in alto, mantenerle in montagna significa portarla poi pian piano in pianura, ma allo stesso tempo dare acqua alle malghe. Grazie all'assessore Pan, si conclude qui questa puntata di Agricoltura Veneta, l'ultima parola come sempre alla storia della nostra agricoltura e ai nostri proverbi con Franco Grespan, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ehi là, buona gente, salute, siamo qua a Case Piavone e parliamo stavolta di Tosetti, che era sia in città che in campagna. Qui era piccolo e piccolo, per insegnare a camminare, e usava il spassiso. Gli era un ter fatto in legno con una toetta sola, quel buso, che andava avanti in drio. Impirava a Tosetta e camminava avanti in drio, per fare gambe che un domani bisognava che asserenzasse. Dopo veniva avanti a nonna, che faceva una bamboetta, e ora qua bambo e a notte dio, si apportava anche in letto, guaito carghia, e era fatta con quei strasse che trovava in casa, un poco più grandete, zio vero, e trovava, e voleva imitare la mamma, di far da mangiare, e così magari che domandava un poco di farina, pochi di fasioi, e queste pignatee, una coesione appunto che arrivava in occasione della Befana, ed era un regalo per i Tosetti. Con questo ho finito e vi dico un proverbio: qui se c'è i ciuccia da somare, e qui se più grandi i ciuccia da sopare. Vi saluto, stemme ben e avanti sempre.